ओम अज्ञानति निरंदस्या ज्ञानंजना शलाकाया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza spirituale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Jai Srila Prabhupada ki jai. Ecco, ho pigiato un bottone che non dovevo pigiare. Scusate, adesso mi è andata via la linea. Ecco. Ok. Allora, nel commento, questo è l'ultimo verso del capitolo. Nel commento Srila Prabhupada dice: questo verso riassume il settimo e l'ottavo capitolo, che riguardano soprattutto la coscienza di Krishna e il servizio di devozione. È essenziale studiare i Veda sotto la direzione di un maestro spirituale e accettare di vivere vicino a lui una vita di grande austerità. Il brahmachari deve vivere nella casa del maestro spirituale e agire come suo umile servitore. Deve fare la questua di casa in casa per portarne a lui il frutto. Prendere i pasti solo dopo che il maestro spirituale glielo ha ordinato. E se un giorno quest'ordine non arriva, il brahmachari deve essere pronto a digiunare. Questi sono alcuni principi del brahmacharya. Dopo aver studiato i Veda dall'età di 5 anni fino ai 20 sotto la guida del maestro spirituale, il brahmachari potrà diventare un uomo dal carattere perfetto. Lo studio dei Veda, infatti, non è un passatempo per pensatori da poltrona, ma è destinato a formare uomini perfetti. Dopo aver ricevuto questa educazione, il brahmachari può sposarsi e farsi una famiglia. Dovrà allora compiere vari tipi di sacrifici per continuare il suo progresso spirituale. Deve anche dare in carità secondo il tempo e il luogo, discriminando tra la carità in virtù, in passione e in ignoranza, così come descritta nel 17° capitolo della Bhagavad Gita. Poi, venuto il momento, abbandonerà la vita familiare e sociale per impegnarsi nel vanaprastha, in cui si sottoporrà a una rigida ascesi, cioè abiterà nella foresta, si vestirà di corteccia d'alberi, non si raserà più e così via. Passando dal Brahmacharya Ashram, al Grihastha Ashram, poi al Vanaprastha Ashram e infine al Sannyasi Ashram, l'uomo si eleverà fino all'ultimo stadio della perfezione umana. Alcuni andranno allora sui pianeti celesti e quelli che progrediscono ancora raggiungeranno nel mondo spirituale o i Brahmajyoti, o i pianeti Vaikunta o Krishna Loka. Questo è il sentiero tracciato dalle scritture vediche verso la perfezione più alta. Ma la bellezza della coscienza di Krishna è che permette al devoto di scavalcare di colpo con la pratica del servizio di devozione tutti i riti propri delle quattro tappe menzionate prima.
Bisogna cercare di capire gli insegnamenti contenuti nel settimo e nell'ottavo capitolo della Bhagavad Gita in compagnia dei puri devoti del Signore e non attraverso l'erudizione o la speculazione intellettuale. Se un uomo ha la fortuna di capire la Bhagavad Gita in compagnia dei devoti, specialmente i capitoli dal sesto al dodicesimo, che sono quelli che racchiudono l'essenza di questo testo sacro, la sua vita diventa più luminosa di quanto l'avrebbero resa tutti i sacrifici, le austerità, la carità e le speculazioni immaginabili. Bisogna ascoltare l'insegnamento della Bhagavad Gita da un devoto del Signore, perché soltanto un devoto può capire perfettamente questo testo, come spiega all'inizio del quarto capitolo. E la fede consiste nello scegliere di ascoltare la Bhagavad Gita da un devoto, piuttosto che nel cercare le speculazioni mentali dei commentatori non qualificati. Con la compagnia dei devoti arriveremo a praticare il servizio di devozione, servizio che ci rivela la forma di Krishna, il suo nome, i suoi divertimenti e dissipa tutti i nostri dubbi. Allora lo studio della Bhagavad Gita ci porterà una gioia illimitata e noi svilupperemo un gusto e un sentimento profondo per la coscienza di Krishna. Poi, continuando nell'evoluzione spirituale, saremo inondati dall'amore per Krishna ed è questo il primo passo verso la perfezione più alta che ci condurrà fino a Goloka Vrindavan, la dimora di Krishna nel mondo spirituale, dove il devoto si immerge nella felicità eterna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'ottavo capitolo della Srimad Bhagavad Gita intitolato Raggiungere il Supremo. Allora, questo ottavo capitolo inizia con due domande di Arjuna, due versi che racchiudono tante domande, e tra queste domande, alla fine, la domanda che pone più importante di tutte è: come ti conosceranno al momento della morte coloro che ti servono con amore? Quindi significa che questo è il punto più importante che Arjuna vuole conoscere, e se noi facciamo attenzione alle risposte di Krishna possiamo avere chiara la nostra meta. E infatti mi sono segnato prima tutti i versi che in questo capitolo sono 28 versi, quindi 2, 4, 6, 8, 10, ben 11, parlano del momento di lasciare il corpo. Il verso 5 dice: chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto raggiunge subito la mia dimora, non dubitate. Il verso 6: senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di Kunti. Nell'8 dice: colui che medita su di me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di me senza mai deviare, certamente viene a me, o parta. Poi nel 10 dice: colui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale, con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, certamente tornerà a lui. E ancora nel 15: dopo avermi raggiunto, le grandi anime, gli yogi colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenze, perché hanno ottenuto la perfezione più alta. Tutti i 16: tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza dove nascita e morte si susseguono, ma colui che raggiunge la mia dimora non rinasce più. 21:
Questa dimora suprema è detta non manifestata infallibile ed è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. 24. Coloro che conoscono il Brahman supremo raggiungono il Brahman, lasciando questo mondo in un momento propizio. Qui si parla di tutti aspetti, come abbiamo sottolineato l'altra volta, piuttosto tecnici, ma anche questi riferiti al momento di lasciare il corpo. Quindi questo momento propizio, la luce del giorno sotto l'influsso del Dio del fuoco, durante i 15 giorni di luna crescente e i 6 mesi in cui il sole passa a settentrione. 26. Secondo i Veda esistono 2 modi di lasciare questo mondo, nelle tenebre o nella luce. L'una è la via del ritorno, l'altra del non ritorno. E poi siamo arrivati al verso di oggi. Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei Veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione, egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora suprema. Questo è il verso conclusivo. Allora, dove vogliamo andare? Qual è? Noi quando ci svegliamo al mattino abbiamo un piano in testa, cosa vogliamo fare oggi? Abbiamo, no, il quadro della situazione. E vogliamo raggiungere una meta, ci siamo prefissi degli obiettivi. E in questo mese che obiettivo abbiamo da raggiungere? Abbiamo preso degli impegni con noi stessi e con gli altri, abbiamo degli appuntamenti, fissato degli appuntamenti, cioè abbiamo degli obiettivi. Quindi che obiettivo abbiamo? Quindi questi sono obiettivi nel breve termine. Adesso l'obiettivo del breve termine per oggi era questo appuntamento con Bhakti Home. Se siamo qui è perché ci siamo fissati l'obiettivo o qualche minuto fa o qualche ora fa o da un po' di tempo. No? Quindi se siamo qui è perché abbiamo fissato un obiettivo e adesso l'abbiamo raggiunto. Questo è un nel breve termine. Nel medio termine, poi, cosa vogliamo, che servizio vogliamo offrire? Adesso ci sono tanti devoti che, oltre a lavorare nel breve termine, quindi sul sadhana quotidiano, si stanno prendendo delle responsabilità importanti nel proprio servizio. Chi come volontario al Tempio, a Torino, adesso io parlo della nostra cerchia di devoti, di amici della congregazione, chi si sta prendendo degli impegni importanti per quanto riguarda iniziative che non sono sicure. Adesso stiamo organizzando una serie di incontri, c'è Carlotta, Peppe, Elisabetta che si sono presi degli impegni per organizzare con il Food for Life, ma è tutto ipotetico per ora. Cioè, sì, cioè, ci auguriamo che sarà sicuro, però è nella loro mente per ora. E siccome si è stabilito nella loro mente, gradualmente questo piano si è allargato alla mente di altri. Quindi degli organizzatori, dei proprietari delle sale, dei ristoranti, delle mense. Quindi in questo momento ci sono decine, ma io direi anche centinaia di persone che stanno pensando che quel giorno verranno gli Hare Krishna a cucinare, verranno gli Hare Krishna a parlare, verranno gli Hare Krishna a suonare. Quindi abbiamo fatto un piano nel breve termine, con stasera, domani, non so, ma nel medio termine anche, cosa vogliamo, che servizio vogliamo offrire a Krishna, cosa ci proponiamo di raggiungere. Tutto questo ci aiuta a fare un piano nel lungo termine. E il lungo termine è
come spiega qui in questo capitolo, come arrivare, anche lì è tutta un'ipotesi, non sappiamo esattamente quello che succederà, ma se noi impariamo a fare dei piani coscienti di Krishna, quindi in coscienza di Krishna, non in coscienza, non incoscienti o coinvolti solo nelle spinte del falso ego, ma coscienti che Krishna è il supremo controllore, che noi siamo solo servitori, ma questo non significa stare con le mani in mano e aspettare che faccia tutto Krishna, al contrario, significa prendersi delle responsabilità affinché la coscienza di Krishna si possa diffondere, no? Quindi questo è un piano che il devoto fa per abituarsi ed imparare a prepararsi al momento nel quale sarà tutta un'ipotesi, sul serio. Cioè noi non sappiamo cosa succederà fra 1, 100, 1000 o 30.000 giorni, ma prima o poi arriva l'ultimo giorno. Allora, ascoltando questi insegnamenti che Krishna ha dato nel settimo e soprattutto nell'ottavo capitolo, raggiungere il Supremo, noi impariamo a fare dei piani precisi su come arrivare puntuali, puntualmente coscienti di Krishna all'appuntamento. Tanto quanto chi sta organizzando adesso questi incontri sta facendo telefonate, sta parlando con persone, sta pensando, organizzando, chiamando, facendo. Perché? Perché vuole arrivare a quell'appuntamento preparato. E dobbiamo fare la stessa cosa per prepararci al momento di lasciare il corpo, che sarà un momento come questo, praticamente. Non ci sarà una grande differenza, sarà un momento come questo, uno dei tanti momenti che passiamo durante, cosa avevamo detto l'altra volta, che ci sono circa 70.000 secondi. Se Abhiram mi fa un calcolo veloce di quanti secondi ci sono in un giorno, no? Saranno momenti come questi. L'unica differenza sarà che la condizione fisica, noi ci auguriamo che sia al top, però di solito quando uno lascia il corpo è perché la condizione fisica non è al top, altrimenti che senso avrebbe lasciare il corpo? Ecco perché dobbiamo essere veramente pronti, ma se noi siamo coscienti della nostra natura spirituale e distaccati da tutto ciò che è esterno a noi, la cosa non ci spaventa. Tanto quanto chi ha già organizzato degli eventi, sì, sa che ci saranno delle difficoltà, ma siccome ha l'esperienza non è preoccupato, è fiducioso. Ecco. Quindi noi dobbiamo arrivare in quel... L'obiettivo è arrivare al momento di lasciare il corpo fiduciosi, ma questa fede ce la dà Krishna nel cuore, non possiamo artificialmente crearcela noi. Noi dobbiamo offrire un umile servizio a Krishna al meglio delle nostre possibilità e Krishna ci ripaga con la fede e con l'amore per lui. E se noi ci riempiamo di fede e di amore per Krishna, non ci spaventa più niente, nemmeno il momento di lasciare il corpo. Allora, il verso di oggi riassume tutte le domande di Arjuna e un po' tutta l'esistenza di un essere umano, perché l'essere umano ha bisogno di felicità, ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di eternità. E per raggiungere questi tre obiettivi, per raggiungere la conoscenza, deve studiare. Quindi la parola Veda, quando dice colui che sceglie... non è privato dei frutti che offrono lo studio dei Veda. Ma la parola Veda, l'abbiamo detto tante volte, la radice è vid, conoscenza. Quindi in realtà tutti i libri, tutta la conoscenza, tutto lo scibile umano rientra
nei Veda. O sotto forma di speculazione, ma comunque anche la speculazione a un certo punto porta a dei frutti, oppure come conoscenza discendente. Però tutta la conoscenza porta, l'obiettivo, almeno l'obiettivo buono di tutta la conoscenza è quello di far evolvere l'essere umano, almeno dalla piattaforma dell'ignoranza alla piattaforma della conoscenza. Allora uno potrebbe dire, ma allora io devo studiare tutto il giorno, giusto? Visto che la conoscenza va coltivata, allora io tutto il giorno studio. E infatti cioè, i ghiani non fanno che studiare, si sono posti l'obiettivo di imparare, studiare. No? Oppure c'è chi compie sacrifici, yagya, dal sacrificio di andare a lavorare al mattino, anche quello è un sacrificio perché tu potresti oziare e potresti essere pigro e non mantenere la famiglia, vivere come un accattone, e invece fai un sacrifici, rendi sacra la tua azione con un obiettivo superiore. Quindi seguendo il tuo dharma ti impegni in un'azione, vinci la pigrizia, e anche questo è un sacrificio. Poi ci sono sacrifici sotto l'influenza dell'ignoranza, della passione e della virtù, ma anche questo serve per raggiungere una piattaforma superiore. Poi ci sono le austerità. No, l'austerità tapassia vuol dire sofferenza, quindi accettare una sofferenza. Domattina suonerà la sveglia, che potremmo chiamarla tapas, la sveglia del mattino, tapas, mettiamo quel suono lì, tapas, tapas. E uno si sveglia e dice no, voglio stare a letto. No, devi fare l'austerità e alzarti. Ma anche chi si alza per andare al lavoro fa l'austerità, perché anche lui vorrebbe rimanere a letto, giusto? Quindi bisogna studiare, bisogna compiere sacrifici, bisogna compiere austerità, bisogna anche compiere dana, atti caritatevoli. Però ci sono atti di carità in ignoranza, in passione, in virtù, e attraverso la conoscenza noi possiamo capire come compiere austerità, sacrifici e carità situati in virtù piuttosto che in passione e in ignoranza. E poi c'è l'azione interessata, che la cosa più semplice da fare, cioè tu fai qualcosa e ottieni dei frutti, ma anche questo è più elevato di chi ozia tutto il giorno e non fa niente. No? Allora, però anche lì ci sono azioni interessate, influenzate dall'ignoranza, dalla passione e dalla virtù, e attraverso lo studio dei Veda noi possiamo imparare ad elevare la qualità della nostra azione. Quindi la forma di vita umana, a differenza della forma animale che vive d'istinto e basta, e vive solo per mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, la differenza è che può capire che cos'è il Dharma, che cos'è il Karma, può accedere a una conoscenza superiore. Allora, e noi fortunatamente abbiamo la forma di vita umana, e tra chi ha la forma di vita umana fortunatamente stiamo studiando i Veda sotto la guida del maestro spirituale. Il maestro spirituale sono le spiegazioni di Srila Prabhupada, e noi cerchiamo di portare queste spiegazioni, di renderle accessibili e chiare attraverso un esempio personale, no? Quindi dare vita a questa conoscenza offrendo la nostra vita. Questo è il compito del maestro spirituale: sacrifica la propria vita a beneficio
della propria illuminazione, della propria realizzazione spirituale, ma a beneficio della realizzazione spirituale degli altri. Srila Prabhupada inizia questa spiegazione, parlando di come bisogna affrontare lo studio dei Veda e dice: è essenziale studiare i Veda sotto la direzione di un maestro spirituale e ritirarsi e andare a vivere a casa sua. No? È un concetto molto interessante questo, piuttosto innovativo per la società moderne, invece tutti i bambini vivono con le mamme, con il papà, nell'ambito della famiglia, invece no, uno a 5 anni dovrebbe andare a studiare sotto la guida del maestro spirituale. Ma visto che non ci sono le strutture e il movimento non è ancora così espanso e non ha ancora appunto le strutture necessarie per far sì che ciò accada, come possiamo rapportare questa conoscenza? Come diciamo sempre, Bhakti Home, la Bhakti, com'è il motto, Gaia? Bhakti, me lo ricordi? Stai guardando anche tu. Il Bhakti Yoga nella vita quotidiana. Il Bhakti Yoga nella vita quotidiana, eh? Quindi come interpretare la realtà della Bhakti nella nostra vita quotidiana fatta di tot migliaia di momenti, che non so se la Bilama ha calcolati quanti sono in una giornata. E come fare? Dobbiamo studiare i Veda sotto la guida del maestro spirituale e andare a casa sua, vivere con lui. E dice sacrificarci una vita di servizio, addirittura uscire e fare la questua e andare in giro dalle persone e dire datemi, ai tempi uno andava a raccogliere chi la legna, chi il riso, chi andava nelle case, chiedevano ai capi famiglia, umilmente, sono un brahmachari, datemi qualcosa per il maestro spirituale. Chi gli dava un po' di verdure, chi un po' di riso, chi gli diceva ma vai a lavorare, anche a quei tempi c'era, no? E il brahmachari imparava umilmente a raccogliere e portava tutto al maestro spirituale. Allora già questo concetto qui, uno dice, ecco, vedi, allora il maestro spirituale campa sfruttando gli altri. Ma no, perché il maestro spirituale ha sacrificato completamente la sua vita per gli altri, l'offerta a Krishna. Quindi tutto quello che lui riceve o che lei riceve, perché il maestro spirituale può essere un uomo, anche una donna, lo offre a Krishna. E quindi non tiene niente per sé, almeno se è un maestro spirituale autentico, bona fide, come si dice in inglese, in buona fede. Quindi il discepolo impara umilmente a riconoscere che Krishna è il supremo controllore, ma lo deve fare attraverso la guida del maestro spirituale. Quindi lui raccoglie e porta al maestro spirituale, che con la sua visione e la sua esperienza è in grado di raccogliere tutti questi ingredienti e offrirli a Krishna. Così il discepolo impara a capire che non è questo corpo, perché riceve in cambio dal maestro spirituale la conoscenza, perché lui è nell'ignoranza. Pensa di essere il corpo di materia, pensa che tutto ciò che lo circonda sia la realtà, e invece, servendo il maestro spirituale, riceve la conoscenza che gli permette di capire che questo mondo è temporaneo, che noi non siamo questo corpo, che esiste un'altra dimensione che è eterna. E per noi che l'abbiamo ascoltato tante volte, ah sì, vabbè, è piuttosto scontato, queste informazioni sono piuttosto scontate, ma in realtà se uno non ha queste informazioni vive nel bara, nell'incubo, perché pensa da un momento all'altro di morire e che tutto finisca, e che lui praticamente è nato per morire. Bella, 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 cioè, che senso ha?
una vita dove tu nasci per morire. Sì, ti diverti un po', mangi qualcosa, prendi 4 soldi, poi sul più bello che è arrivata la pensione, crepi. Cioè, è piuttosto inutile una cosa del genere. No? Invece il maestro spirituale, con la sua visione, la sua realizzazione, ti trasmette, cioè questa conoscenza diventa tua, è un qualcosa di mistico che accade, né? E questo può accadere se il discepolo è all'altezza della situazione, si guadagna queste realizzazioni con il servizio al maestro spirituale. Ecco perché Srila Prabhupada mette l'accento su questi punti importanti. Poi noi iniziamo il viaggio in coscienza di Krishna magari a 20 anni, a 30 anni, a 50 anni, a 70 anni, dice a 5 anni devi andare dal maestro spirituale. Sì, ma allora devo aspettare la prossima vita. Io che ho 50 anni, o 60, o 70, o 30, mi dite cosa devo fare per ricevere la fede e la conoscenza del maestro spirituale? Quindi ecco cosa significa elaborare i dati e renderli accessibili. Significa che non c'è bisogno di vestirsi di corteccia d'albero, anche perché sarebbe un po' problematica mettersi una corteccia addosso senza la lampo, come si fa? Cioè, poi ti cade, mentre cammini, poi ti cade la corteccia, un bel problema. Allora, il punto non è la corteccia da albero o il brahmacharya a 5 anni, il punto è capire l'importanza di quello che stiamo facendo, stabilire una meta. La vita è fatta di momenti, quindi questo momento è preziosissimo, tanto quanto l'ultimo momento che dovremo passare con questo corpo. Quindi se diamo valore a ogni momento della nostra giornata, ci stiamo preparando per dare il massimo del valore al momento più importante della vita. Pensate, per lo spiritualista, il momento della morte è il momento più importante della vita. Per il materialista, il momento della morte è il momento più drammatico e che tutti vogliono allontanare. No? Quindi noi abbiamo ricevuto questa fortuna e come possiamo applicarla nella vita quotidiana? Ascoltando da un maestro spirituale che ci spiega come fare. Quindi hai 5 anni, ne hai 50, devi accettare una guida e fare quello che ti dice di fare. Poi non è che devi andare in giro a fare la questua di porta in porta, ma devi prenderti l'impegno di offrire un servizio e quindi impegnare gli altri al servizio di Krishna, con Food for Life, distribuendo libri, in qualsiasi modo, cioè sacrificare la propria vita, anche se non completamente, ma piccole parti della propria vita al servizio del maestro spirituale. Allora, se noi facciamo così, ci guadagniamo la fiducia del maestro spirituale e automaticamente ci guadagniamo la fiducia di Krishna e comprendiamo chi è Krishna. La fede in Krishna, la conoscenza di Krishna, non arriva artificialmente solo perché noi siamo bravi, abbiamo studiato, non arriva così. Le realizzazioni arrivano quando noi ci guadagniamo le benedizioni del maestro spirituale. E quindi per arrivare a questo scopo dobbiamo applicare un metodo. E il metodo ce lo dà Srila Prabhupada, che porta il messaggio della Guru Parampara al mondo. Quindi noi ascoltando queste informazioni praticamente ci stiamo preparando al momento di lasciare il corpo. Cosa dice Krishna ad Arjuna? Guarda, è molto importante studiare i Veda, compiere sacrifici, fare austerità, atti caritatevoli, l'azione interessata, sono tutte cose molto importanti. Ma se tu ti impegni nel servizio di devozione,
è tutto incluso. Quindi la grande fortuna di aver conosciuto Krishna attraverso il movimento di Srila Prabhupada è che ci semplifica la vita. Non dobbiamo andare a ricercare, non dobbiamo speculare con la nostra mente, non dobbiamo incontrare 100 persone e chiedere a ognuno, secondo te, com'è? Qual è la verità? Perché questo è quello che fa il Gyani. Legge 100 libri, ma vuole leggere anche il 101esimo. Incontra 100 persone, vuole incontrare anche quell'altro, no? Perché non si dà pace. E chi fa carità si identifica con questi atti caritatevoli e quindi rischia di pensare di essere così buono, così bravo, no? Chi fa austerità pensa, ok, se ho fatto quell'austerità, allora adesso se compio più austerità diventerò più potente. Ma non c'è limite a tutto questo. Invece, se noi incontriamo la coscienza di Krishna, una volta che abbiamo incontrato la coscienza di Krishna sotto la guida di un maestro spirituale autentico, è semplice, perché noi tutte le mattine sappiamo quello che dobbiamo fare durante l'arco della giornata, no? E non dobbiamo scervellarci, non dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, non dobbiamo pensare soprattutto che tutto questo non sia sufficiente. È più che sufficiente. Semplicemente dobbiamo applicarci nell'imparare a compiere il servizio di devozione. Quindi questa è l'essenza di questo ottavo capitolo. Se noi facciamo le giuste domande al maestro spirituale e ci attiviamo per compiere un servizio attivo, efficace, sotto la sua guida, Yasyadeve para bhaktir yatadeve tattaguru tasyaite katita yarta prakashante mahatmana. Colui che ha fede nelle parole di Krishna, del maestro spirituale, la verità assoluta viene rivelata. Se te katita yarta prakashante mahatmana, a queste grandi anime tutto viene rivelato. Quindi nel nostro metodo semplice, ti alzi al mattino e fai il Mangalartik. Come ho detto tante volte, se sei al tempio abbiamo un Mangalartik più complesso, se sei a casa offri un incenso, ti siedi davanti al tuo piccolo o grande altare e cominci a cantare, imparatevi il Guru Vastaka, o se non lo conoscete stampatelo su un A4, ve lo appendete da qualche parte o plastificate, no? Samsara Dhavana Lalita Loka. E imparate il significato, che il maestro spirituale libera la persona dal samsara, dalla foresta in fiamme del samsara. Non è uno scherzo, brucia la foresta in fiamme del samsara, perché fa nascere milioni, miliardi di volte nelle più svariate forme. E come fa? Mahaprabhu Kirtana Nirita Gita ci insegna a cantare Hare Krishna, fare il kirtan, il sacrificio per le radicali. Poi ci insegna Sri Vigrahara Dhana Nityanana, ci insegna ad adorare le divinità. Chaturvidha Sri Bhagavat Prasada, cioè ci insegna a offrire gli alimenti di 4 tipi a Krishna. Quindi ci insegna da come ci si lava le mani prima di toccare le pentole di Krishna. A come ci si lava la mente, perché tu non puoi toccare le pentole di Krishna se hai la mente confusa e piena di immondizia o di desideri materiali. Quindi ci insegna dall'aspetto più pratico all'aspetto più sottile. Shri Radhika Madhava Yorapala ci insegna a capire chi è Krishna, ci fa conoscere Krishna. Nikunjayuno Ratikali Siddhai. E ci fa entrare nei lila intimi di Krishna. E in questo Kali Yuga i lila intimi di Krishna sono il movimento del Sankirtan, del quale noi facciamo parte.
a quel punto si realizza che Sakshat Dharitvena Samasta Shastri, perché il maestro spirituale è il rappresentante di Krishna. Sakshat Dhari, è Krishna che invia il maestro spirituale al devoto che è sincero, che desidera raggiungere la perfezione spirituale. E l'ultimo verso è, e questo è confermato da tutte le scritture, dice, Sakshat Dharitvena Samasta Shastra, Samasta Shastra di tutte le scritture lo spiega l'importanza del maestro spirituale. E l'ultimo verso, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, come facciamo noi a sapere se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato? Dalla soddisfazione del maestro spirituale. Se lui o lei ci elogiano per quello che stiamo facendo o ci dicono vai, bravo, continua così, vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta. Se invece ci dicono no, guarda, sei fuori strada, oppure ci dicono aggiusta questo e l'altra cosa che stai facendo è giusta, ma quest'altra non va bene. E quindi noi dobbiamo sviluppare umiltà nei suoi confronti e imparare ad ascoltare. Allora, Yasya Prasada Bhagavat Prasada, Yasya Aprasada Nagati Kutopi. Perché se non soddisfiamo il maestro spirituale, nagati kutopi, non possiamo andare da nessuna parte e saremo costretti a rinascere. Quindi nel metodo che noi abbiamo, la genialità è nella semplicità. Quindi ti alzi tutte le mattine, fai sempre le stesse cose, ma le fai sempre meglio. Poi finisci la colazione e ti sei posto un obiettivo per la giornata, sia nell'ambito del Dharma e nell'ambito del Sanatana Dharma. E quindi compi austerità, mattino, studio dei Veda, eccetera, poi porti avanti i tuoi impegni quotidiani, in accordo se sei brahmachari, se sei griasta, se sei vanaprasta o sannyasa. E semplicemente così, no? Niente di complicato. Lavori tutto il giorno, ti muovi tutto il giorno, bisogna essere operosi, offrire i frutti, portare tutto al maestro spirituale. E alla sera un altro piccolo kirtan davanti alle divinità, un'altra mezz'ora, un'ora di studio dei Veda e poi si va a dormire. 30.000 giorni così. E si torna nel mondo spirituale. Ma ditemi voi cosa dobbiamo fare per ringraziare Prabhupada che ci ha semplificato la vita a tal punto che noi non dobbiamo più preoccuparci di niente, perché organizza tutto, è tutto incluso nel packaging, nel pacchetto. No? Full optional, è come quando se tu prendi una mano, full optional, cioè tutto dentro, è già tutto incluso. No? Grande fortuna, e noi sappiamo, Krishna ce lo sta confermando, che in questo strumento potente che ci ha messo a disposizione Srila Prabhupada, dentro c'è tutto, c'è lo studio dei Veda, e quindi si raccolgono i frutti di tutto lo studio, di tutti i Veda, di tutto lo scibile che l'essere, al quale l'essere umano può avere accesso, perché questa è la conoscenza più elevata. I sacrifici, il sacrificio per le radicali, il Sankirtan Yagya, e Srila Prabhupada ci insegna a compiere il Sankirtan. Le austerità, semplici, ma è semplice farle una volta, è facile farle un giorno, è facile farle due giorni, ma portarle avanti nel tempo non è così facile. No? E atti caritatevoli. Non c'è carità più grande del diffondere la coscienza di Krishna. Non c'è carità più grande nel portare del prasada a chi sta andando all'inferno per il suo karma, e grazie a quel piatto di prasada sicuramente avrà dei benefici incredibili. No? Non c'è atto caritatevole più grande di diffondere questa conoscenza. E una persona che viveva nell'illusione e nella sofferenza, grazie a un libricino o a un libro che gli avete dato, donato, venduto o prestato, qualunque cosa, ha la possibilità di risvegliarsi a questa visione perfetta della realtà. Quindi questo è l'atto caritatevole più grande che si possa compiere. E poi l'azione interessata
E noi trasformiamo l'azione interessata, come ho detto altre volte, in azione interessante. L'azione interessata non interessa a nessuno, né a Krishna, nemmeno agli altri. Interessa solo a te, che devi raggiungere l'obiettivo, arricchirti, impossessarti, no? Invece l'azione interessante che noi proponiamo è un'azione che gratifica i sensi di Krishna. E Krishna comincia a guardarci e dice, però cosa sta facendo? Qualcosa di interessante. Questa è l'azione interessante, l'azione in coscienza di Krishna. Ed è interessante per noi che la compiamo, perché sperimentiamo una gioia diversa, sviluppiamo una sensibilità diversa, sviluppiamo una sensitività diversa, no? Riusciamo a capire i gusti di Krishna, capire quello, i desideri del maestro spirituale. E quello che facciamo è interessante per tutti, perché interessa a Krishna, Yasmin tuste jagat tusta. Yasmin tuste jagat tusta. Se noi soddisfiamo Krishna, l'universo soddisfatto. Quindi, se impariamo l'arte del servizio di devozione, questa è l'azione più bella che si possa compiere. E tutto questo è incluso nella coscienza di Krishna. Ditemi voi che lotteria abbiamo vinto. Adesso, se avete delle domande o dei commenti su tutto quello che abbiamo detto fin qui, siamo... Chissà se prima della fine Abiram mi farà il conto di quanti secondi ci sono in un giorno, sono curioso. Hare Krishna, mi hai domandato. Se puoi dirci allora qual è il senso della vita, una vita destinata con la morte, che finisce con la morte, questa morte certa? Non ha senso. Infatti è una vita che non ha senso, diventa una vita di non sensi, è costellata di un sacco di non sensi. Allora uno, per coprire la magagna originale, no? che non dà senso alla vita, deve intossicarsi, perché se ti intossichi ti dimentichi di quello che stai facendo, dell'illusione che stai vivendo, e quindi per quel momento, quei momenti, pensi di essere felice. Ma una vita così, solo fatta per mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, non ha senso. Sì, ha un minimo di senso, ce l'ha, ma è un senso che viene polverizzato dal tempo. E l'anima, siccome è eterna, ed è piena di conoscenza e felicità, non ci riesce a vivere in una vita così. Non ci si raccapezza. Può diventare esperto nel farlo credere o far finta di sapere che va bene così, ma lo può far credere a degli allocchi o a chi non è intelligente o a chi vive nello stesso, con lo stesso malessere. La vita ha un senso solo se in questo mondo materiale, se ci porta alla comprensione della nostra vera vita, allora acquisisce un senso, altrimenti è una vita che non ha senso. E qual è il risultato di una vita senza senso? È come entrare in una via vicolo cieco, non ha senso. Un vicolo cieco non ha senso, cioè entri e non vai da nessuna parte. Devi fermarti e tornare indietro, se non abiti lì. E quindi noi dobbiamo capire che la forma di vita umana, se vogliamo dare un senso alla forma di vita umana, dobbiamo farci aiutare da chi ha capito e realizzato qual è il vero senso della vita umana. Perché tanti pensano di aver capito qual è il senso, no? Faccio un sacco di soldi e questo è il senso della vita. Chiesero a uno dei più ricchi del mondo di qualche decennio fa, qual è, glielo chiesero
un po' di giorni prima di lasciare il corpo, lui mica sapeva che avrebbe lasciato il corpo. Qual è il suo segreto? No? Come andare da un miliardario, super miliardario adesso, a chiedere qual è il tuo segreto in poche parole? E lui gli ha risposto more, che in inglese vuol dire di più. In inglese una parola sola, more. In italiano di più, due parole. Quindi lui ha vissuto di più, sì, per il di più, ma non ha potuto vivere di più di quello che era il suo karma. E quindi alla fine il suo motto non ha superato le barriere del tempo. E quindi a cosa è servito? A niente. Perché poi magari si è ritrovato in una forma di cane che voleva una ciotola in più di cibo. Quindi è una vita senza senso, in ultima analisi. Acquisisce un senso se ci serve per capire chi siamo veramente. Ma quando tu capisci, anche solo teoricamente, chi sei, che sei un'anima spirituale eterna, come fai a stare bene in un mondo che è temporaneo? È un controsenso. E quindi tutte le tue azioni le porti avanti. Sì, anche noi possiamo mettere questo motto, di più, ma è più conoscenza, più realizzazione, più servizio di devozione, perché questo di più è trascendentale e ti porta nel vero mondo di più, nel mondo spirituale. Ma se non c'è la visione che ti dà Krishna e il maestro spirituale, tutto quello che fai alla fine sembra che abbia un senso, sembra che abbia un senso, ma in ultima analisi non ce l'ha. Va bene? Però tutto questo diventa chiaro se noi stiamo in compagnia di persone che hanno le idee chiare. Altrimenti, siccome sono in tanti ad andare allo stadio, 86.400 secondi abbiamo ogni giorno. Per quello ci sono 60.000 pensieri. Quando sentite che ogni giorno uno pensa, fa 60.000 pensieri, ho detto, così tanti? Eh sì, beh, ci sono 86.400 secondi. E quindi una vita di pensieri. Va bene, Carlotta, la tua domanda cos'era? Una domanda? Una condivisione. Questo e me lo sono chiesta. Grazie, sì, ha risposto. Sì, quindi il devoto si sente fortunato perché adesso ha dato un senso alla sua vita e ha dato il vero senso, ma non lo diciamo noi, lo dice Krishna. Vedeshu, jagyeshu, tapashu, chaiva, dice. Tutto quello che l'essere umano può fare di meglio, no? Quindi lo studio dei Veda, non c'è nessuna conoscenza superiore ai Veda, l'austerità, la carità. Quindi un essere umano che arriva a questo livello di perfezione, di evoluzione, non c'è un essere umano più evoluto di chi studia i Veda, compie austerità, sacrifici, caritatevole, non c'è un essere umano più evoluto. Ma c'è il servizio di devozione che trascende e supera questo livello, Mamcha Yogi Abhicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatiteta, perché supera le influenze dei Triguna. Mentre tutta la conoscenza dei Veda, Traigunya Vishaya Veda, Nishtraigunya Bhavarjuna, dice Krishna Arjuna. Tutti i Veda hanno a che vedere con le tre influenze della natura materiale, ma tu devi superare queste influenze. Il servizio di devozione ti permette di superare queste influenze. Quindi non c'è bisogno di studiare tutti i Veda, perché impari bene la Bhagavad Gita, racchiude l'essenza di tutti i Veda. Non c'è bisogno di fare austerità, inventarsi austerità, andare a vivere nel deserto, sotto il sole, nel ghiaccio. Basta che ti alzi al mattino, ascolti la sveglia che dice tapa, tapa. Tutto inizia se noi ascoltiamo la sveglia del mattino. E tutte le austerità di tutto l'universo sono nella sveglia di domattina. Tutti i sacrifici sono se ci sediamo e impariamo ad ascoltare il mantra dall'inizio alla fine,
1728 volte. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pensate che bello, se uno impara per quelle due ore lì, che sono un decimo degli 86.000 secondi, quindi 8.600 secondi, invece di avere 8.600 pensieri, puoi arrivare ad averne 322, perché hai imparato ad ascoltare il Mahamantra. Quindi il sacrificio più elevato è quello. Il dono più caritatevole è se canti bene Hare Krishna, impari a controllare la mente, capisci tutto quello che funziona, come funziona e perché funziona, e dai un vero senso alla tua vita, e quindi sei pronto a condividerlo con gli altri. E questo è il dono caritatevole più grande. Ecco perché il servizio di devozione include tutto quello che di meglio che può fare un essere umano. Non è presunzione la nostra quando facciamo queste affermazioni, ma è Krishna e gli Acharya che lo dicono. Noi umilmente ripetiamo la loro parola come servizio. Quello che sto facendo io in questo momento è un servizio agli Acharya, di ripetere le loro parole al servizio di chi ha la possibilità e la fortuna di ascoltarle. Poi se la mia realizzazione è all'altezza della situazione, allora le mie parole saranno più o meno convincenti in accordo al livello di realizzazione che ho raggiunto. Ma questo non è per me, questo è per ognuno di noi. Chaitanya Mahaprabhu ha detto Amara Ghyaya Guru Anyatara Heidesh. Sotto mio ordine diventa maestro spirituale, Srila Prabhupada l'ha detto decine, centinaia, forse migliaia di volte che dovete diventare maestri spirituali. E questo è un compito molto importante, perché ognuno nel suo piccolo può farlo, con la vicina di casa, con i figli, con la madre che è lì, che potrebbe essere un peso, invece vai dalla mamma e gli dici: mamma, ti leggo una bella storia stasera, così stai un po' meglio. Ma accendi la televisione, ma l'hai vista una vita sta televisione, stasera ti leggo io qualcosa. E gli raccontate, gli leggete una storia del libro di Krishna, e dopo un po' che quasi sei arrivata alla fine della storia, guardi la mamma che si è addormentata. E per una sera non ha guardato la televisione. No? E tu ti sei letto il libro di Krishna. Tua mamma ha letto il libro di Krishna e tornate tutte e due da Krishna. E quindi dai un senso alla tua vita. No? Cucini, adesso vedete, Abhirama è entrato nel tempio con un piatto. Non l'ha fatto per lui, l'ha fatto per Krishna. Quindi cucinate, tutti voi dovete cucinare. Imparate a cucinare per Krishna. Fatelo bene, con amore e devozione. E Krishna, attraverso il suono del mantra che recitate, accetterà la vostra offerta in accordo alla devozione che mettete. No? Metodo più, cosa c'è di più semplice del Bhakti Yoga? Ma cosa c'è di più efficace del Bhakti Yoga? E non lo diciamo noi, lo dice Krishna. Quindi ognuno di noi può raggiungere veramente il mondo spirituale. Però dobbiamo imparare a connetterci. Avete visto prima che c'era il collegamento e poi Gaia, che ringraziamo perché è grazie a lei, vedete tutte queste cose tecniche qua, tutto si muove bene. Quando tutto funziona bene vuol dire che dietro c'è chi ha preparato bene il campo e lo sa far funzionare. È andata via la connessione, perché abbiamo la parabola qui, e ha dovuto ripristinare la connessione e rimandare un altro link, giusto? Allora, noi adesso siamo connessi con la coscienza di Krishna e infatti stiamo ascoltando la Bhagavad Gita, stiamo cantando Hare Krishna, ma noi non sappiamo se ci sarà sempre questa connessione. Noi diamo per scontato che sarà sempre così. Ce lo auguriamo e che sia sempre meglio, ma non è scontato. Quindi dobbiamo far tesoro di questi momenti così importanti e così propizi e ringraziare Krishna che c'è la connessione.
ma basta uno sbarellamento minimo del satellite e va via tutto, e zoom, poi e la stessa cosa succede quando noi ci impegniamo nel servizio di devozione. Se riceviamo la benedizione dal maestro spirituale, c'è una connessione con Krishna, ascoltiamo di Krishna, ci innamoriamo di Krishna, cantiamo, bellissimo, leggiamo la Bhagavad Gita, siamo nel mondo spirituale, perché si è stabilita la connessione. Ma se viene meno quella connessione, ripiombiamo nelle tenebre dell'ignoranza, dell'illusione, dei desideri materiali, della cattiva associazione. Quindi facciamo tesoro di questa fortuna che ci è stata donata e amplifichiamola sempre di più, potenziamola sempre di più e diffondiamola sempre di più. Va bene, se avete un'altra domanda, un'ultima domanda, sono le 7:30. Tutto chiaro, tutto... Avrei una domanda. Sì. Però non so se è il caso, perché è tardi e magari ci vuole tempo. Prova. Quando hai parlato del senso della vita, no? Che la vita praticamente non ha senso, perché l'anima non può trovarsi bene in questo mondo, no? E mi chiedevo, ma gli impersonalisti, no? Pensano che abbia un senso la vita, giusto? Secondo la loro mentalità, no? Sì. Se puoi spiegare, forse ci vuole troppo tempo, la differenza, no? Della visione di questi impersonalisti che io ho frequentato per molto tempo, che sono molto convinti di avere un senso nella loro vita. Ma non è che non... Ma anche chi va al bar stasera e si beve 3 bianchi e si guarda la partita, anche lui ha un senso ed è convinto di avere un senso in quello che sta facendo. E in un certo senso un minimo di senso ce l'ha, ma è un senso che lascia il tempo che trova, verrà polverizzato. Quindi è così limitato, è come dire ti do da mangiare, tieni un'oliva. Vabbè, grazie, meglio di niente. Un seme, ti do, vuoi una pizza? No, ti do un cereale, un granello di farina. Vabbè, grazie, però cosa ci mangi? Non mi può soddisfare. Okay? Quindi il senso ognuno di noi lo dà alla sua vita. E anche quello lì che diceva Moore, aveva fatto un sacco di miliardi, era osannato, apprezzato da tutti, elogiato da tutti, ma cosa gli è servito quel Moore? A lasciare il corpo e diventare un cane, probabilmente. Quindi alla fine tutto il senso che lui si era costruito ha perso, e si è scontrato con la cruda realtà. In realtà questa esistenza materiale nella sua totalità non ha senso, perché è l'illusione, infatti si chiama Maya, ciò che non è. Ma è così potente che confonde persino i grandi saggi e gli esseri celesti. E questo perché è l'energia esterna di Krishna. Allora ha un senso educativo, quello ce l'ha. Ma se imbocchi il senso educativo, acquisisce un senso. Se invece la vivi fine a se stessa, in ultima analisi non ha senso. Quindi è un po' forte questa affermazione, perché sembra presuntuosa. Allora 7 miliardi di persone, tutti stupidi, sembra che io voglia dire. Non è questo. Il punto è che senso vogliamo dare all'esistenza. Se tu comprendi
fino in fondo, quindi la causa di questa esistenza materiale, puoi capire il vero senso dell'esistenza materiale. Altrimenti, se non capisci il vero senso, capisci il senso sbagliato, e capire il senso sbagliato equivale ad ascoltare, se c'è un turco qui adesso che mi ascolta e non parla una parola di italiano, sì, ci vede, vede voi, vede che muovo la bocca, sente dei suoni, ma alla fine cosa ha capito? Zero. Quindi noi siamo tutti turchi qui, nel senso giapponesi o cinesi, che dobbiamo imparare il linguaggio dell'esistenza. Allora, anche l'esistenza materiale, che in ultima analisi non avrebbe senso, perché il sogno mistico di Mahavishnu acquisisce un senso e aiuta l'essere a realizzare se stesso. Quando arrivi alla comprensione dell'essere spirituale, quindi del tuo essere spirituale, e arrivi alla comprensione del Brahman impersonale, dai un senso all'esistenza. Infatti, di tutti i materialisti, un impersonalista è il più elevato. Ma se limiti l'aspetto spirituale al solo aspetto impersonale, quello rischia di perdere il senso, perché non permetti agli altri di arrivare al senso superiore. Quindi può essere utile per... Anche Shukadeva Goswami era un impersonalista, anche i quattro Kumara, quindi ci sono gli esempi nei Purana di centinaia, migliaia, molti di noi, chissà, quasi tutti probabilmente sono passati da questo aspetto impersonale. Il problema è quando ti dicono che quella è la meta e c'è solo quella meta. Allora diventa un guaio, perché non capisci il vero senso, che è superiore, come dice lo Srimad Bhagavatam, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, sabbiate. Se capisci che, come dice la Bhagavad Gita, Brahmano hi pratishtaham, il Brahman è la luce che emana dalla forma originale di Krishna, allora hai una visione completa, e anche il Brahman ha la sua funzione e la sua ragione d'essere. Se invece non capisci la causa del Brahman e limiti quindi il Brahman, tu pensi di essere più intelligente del Brahman. Quella è un'altra forma di egoismo. E il danno è quello lì. Se tu vuoi convincermi di una cosa che non è, e questa è sempre Maya. Ecco il rischio di chi abbraccia un sentiero impersonalista e non è pronto ad ascoltare verità superiori. E il danno è quello lì. Quindi, se noi ci associamo con impersonalisti che comunque sono pronti a ricevere una visione più elevata, allora va bene, allora è positivo. Perché loro sono pronti e noi possiamo condividere con loro dei valori superiori. Se invece si incaponiscono e diventano dei mayavadi, allora la loro associazione va evitata, perché sono dei materialisti travestiti da spiritualisti, e allora anche la loro cosiddetta spiritualità rischia di perdere il senso. Ma Krishna dice, ma dopo tanti anni, quindi non vanno giudicati o condannati, vanno piuttosto evitati, e gli va dato un pacchetto di biscotti, prasada, che siccome sono stati offerti alla persona suprema, e infatti i quattro Kumara come si sono trasformati? Annusando le foglie che sono state offerte di biscotti di Krishna. Quindi dobbiamo sviluppare questa visione, e in questo modo eliminiamo l'impersonalista che c'è in ognuno di noi. Il rischio dell'associazione con gli impersonalisti è che loro risvegliano l'impersonalista che c'è dentro di noi, e quindi
tarpano le ali alla nostra evoluzione spirituale. Se invece noi ci associamo con i Bhakta e con i puri devoti, anche la nostra visione impersonale diventa utile. Perché? Perché ci hanno insegnato a meditare, ci hanno insegnato a realizzarci come esseri spirituali, e quindi tutto il training che abbiamo fatto, anche se in ambito impersonale, viene valorizzato poi dalla coscienza di Krishna. Quindi tutto ha un senso, anche chi coltiva l'impersonalista, se ha la fortuna di venire in contatto con dei Vaishnava. Ecco perché il nostro movimento di diffusione è un movimento di diffusione, perché ci sono centinaia, migliaia, milioni di persone che stanno aspettando che qualcuno vada da loro a spiegargli come stanno le cose. Però in questa diffusione c'è il rischio della contaminazione. Quindi bisogna essere attenti nell'imparare a farlo, come dice il proverbio, getting the fish without getting wet. E tradotto in italiano, prendere il pesce senza bagnarsi. Va bene, ma noi non mangiamo né carne, né uova, né pesce. Ma per dare l'idea può essere utile. Prabhupada ha detto anche che se vai a caccia di rinoceronti. Ma è un esempio, non è che... Ecco, allora adesso Prabhupada ha detto andare a caccia, no? Ti fa capire dove dobbiamo arrivare. Va bene, quindi dobbiamo capire che c'è l'impersonalista dentro di noi, e a contatto con il servizio di devozione viene purificato, e poi l'amore per Krishna è così potente che fa trascendere tutte le i sottoprodotti di quello che è il servizio di devozione. E poi non si rischia di incastrarsi nel Brahman impersonale, perché noi, quando adesso abbiamo detto fin dall'inizio, ci stiamo preparando per il momento di lasciare il corpo, e nel viaggio che faremo di ritorno nel mondo spirituale si passerà anche dal Brahma Jyoti. C'è l'estasi, l'assenza di sofferenza, l'assenza di tutto, ma noi invece dobbiamo essere desiderosi di incontrare il Signore Supremo, che è l'origine, pratishtaham, io sono la base del Brahman. E quindi manterremo la mente fissa sull'obiettivo da raggiungere. Va bene, spero di aver risposto. Insomma, per... Grazie. Va bene, adesso allora ricordiamoci che giovedì prossimo il Bhakti Home sarà alle ore 18 e non 18:30, e ci vediamo allora. E domattina ci sarà lo studio dello Srimad Bhagavatam, quindi chi vuole può connettersi alle 7:30, 7:35. Jai Srila Prabhupada ki jai, grazie a tutti per l'attenzione. Hare Krishna.